Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuto a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi, a grande richiesta, parleremo di quattro manuali di schede di espansione per Apple II della Applied Engineering, manuale della scheda di espansione AEZ80+, manuale della scheda di espansione AE RAM Works 3, manuale d'espansione della AE GS RAM e GS RAM Plus, manuale d'espansione della scheda AE RAM Factor. Tuffiamoci in questi quattro mitici manuali, iniziando dalla prima: scheda d'espansione AEZ80 Plus per Apple II Plus e Apple IIe e anche Apple IIe GS. La scheda permetteva di inserire in uno slot un'interfaccia contenente uno Zilog Z80B da 2 MHz e così poi poter processare il CPM. Andiamo a vedere il manuale. 38 pagine del manuale utente della scheda interfaccia Applied Engineering dello Z80 Plus, quindi faremo rapidamente 38 pagine sole. Andiamo a vedere cosa c'era in questa scheda. Congratulazioni, eccola qui, scheda periferica. Che cosa c'è qui? Installazione della Z80, come iniziare, creare diciamo il sistema del dischetto, introduzione al CPM, i comandi di CPM, comandi di batch, referenze tecniche, probabilmente un addendum per WordStar, quindi un'espansione per WordStar in un programma per CPM, e alcune paginette su in caso di difficoltà e altre letture sulla bibliografia. Ok, vediamo, andiamo a bomba. Come, cosa c'era? Ecco qui, praticamente si diceva dove mettere la switch. Sulla 0 c'era la RAM card basic, sulla 1 le interfacce, sulla 2 era un'interfaccia slot 2, ci si poteva mettere un po' quello che ci pareva, interfacce musicali o quant'altro. Su 3 ci stava l'80 colonne, scheda 80 colonne, 4 il Time Master, 5 disk 3 oppure una scheda Z80. Sul slot 6 ci stava il disk drive e praticamente la schedina della Z80 si suggeriva di metterla nello slot 7. Io nel mio Apple II nello slot 6 ci avevo messo il disk drive, eccolo qui, e mentre sulla 3 ci avevo messo praticamente l'interfaccia quella per la Super Serie. E comunque c'era lo spread 80 colonne che era però nel connettore AUX. Va bene, come qui spiegava come inserire praticamente la scheda di espansione, mi sa che non c'è nemmeno una fotografia, scritto a macchina in modo veramente stringato. Sono i comandi, introduzione al CPM, addirittura siamo già qui a pagina 7, siamo già con l'introduzione al CPM. Va bene, vari comandi e via dicendo. Poi con comandi temporanei del CPM, come buttare la macchina, era possibile fare un RAM drive se uno aveva diciamo memoria a sufficienza, c'era la utility software dal CPM, batch processing, cioè comandi per processare in una lista di comandi da fare eseguire nel sistema operativo. Fare i programmi, ok, qui c'è installazioni tecniche per quanto riguarda una serie di indirizzi per diciamo lo Z80, accedere allo Z80 con il CPM chiamando delle subroutine dall'assembler, bypassando chiaramente il 6502. Poi definizione della tastiera, vabbè, altre informazioni che poi qui che cosa c'è? Sicuramente stringato, ridotto all'osso, anche perché uno la schedina usava, la metteva praticamente per usare il CPM, quindi praticamente ci la metteva, la ficcava e poi e via. Poi qui ci abbiamo addendo un'espansione praticamente per WordStar, una serie di problemi per WordStar 3 sugli Apple computer, queste erano delle patch che potevano essere aggiunte in caso di difficoltà. Va bene, qui si diceva di espandere la memoria e quindi praticamente con quello si era risolto tutto.
altre ulteriori letture. Ecco, passiamo oltre. Eccoci qua, adesso invece andiamo a ragionare della scheda ARM Works 3. Era una scheda di espansione per Apple II per il connettore AUX, conteneva 3 MB di RAM, comprensiva di una scheda a 80 colonne. La scheda era ottimizzata per processare Apple Works. Di solito nello slot AUX gli utenti dell'Apple II ci mettevano o la scheda di espansione a 64K, oppure ci mettevano una scheda di espansione a 80 colonne, oppure ci mettevano una scheda di espansione della Applied Engineering a 64K con gli 80 colonne. Quindi se uno andava a mettere una scheda ARM Works 3 perdeva quello che già aveva dentro la scheda AUX. Di conseguenza si spiega perché nella RAM Works 3 avessero messo di serie comprensiva, diciamo alla scheda di espansione ai 3 MB, una scheda 80 colonne comprensiva sulla scheda, perché sennò altrimenti praticamente l'utente avrebbe perso gli 80 colonne. Ok, andiamo a vedere il bel manuale. 58 pagine di manuale della Applied Engineering della RAM Works 3. Manuale utente Release V1.41. Vediamo un po' cosa c'era. Allora, praticamente RAM Works 3 e RAM Works Basic. Questa, vediamo un po' cosa c'è di nuovo. C'era la prefazione, introduzione alla RAM Works, installazione della RAM Works, Super Dashboard Expander con potenziamento di Apple Works. Prima di incominciare, che cosa c'era il potenziamento di Apple Works? Utilizzando la RAM Works si poteva utilizzare sia con sotto Pascal che sotto CPM, dato che espandeva un botto di memoria l'Apple II. Capitolo 5, si poteva fare di RAM Drive, RAM Works Memory configurazione, a seconda che uno acquistava a 512K oppure fino a 2 MB, o più RAM Works ausiliare, memoria ausiliare, poi una serie di revisioni per Apple II, RAM Works 3 Memory Test, RGB Color Option per RAM Works, un breve tutorial, un piccolo spazio di aiuto. Andiamo a bomba. Elenco, eccoci qui, introduzione a RAM Works e a RAM Works Basic. Dunque, RAM Works 3 e RAM Works Basic sono periferiche di espansione che espandono la memoria di Apple II. Le due espansioni sono virtuali e possono essere, diciamo, introdotte all'interno, diciamo, della macchina. Espandono la macchina fino a 2 MB oppure oltre, eventualmente anche fino a 3 con un'espansione aggiuntiva. Ok, che cosa è necessario? È necessario un Apple II oppure un Apple II, quindi italiano, europeo oppure americano, e un monitor ovviamente capace di mostrare gli 80 colonne. Vabbè, tutti i monitor della Apple II lo permettevano. Altre informazioni, vabbè, marchi registrati. Eccoci l'installazione. Dove andava messa? Andava ficcata praticamente qui nella slot espansione, nel connettore ausiliario, perdono, ho detto una minchiata. Vediamo un po'. Super Desktop Expander, che cosa faceva? Espandeva il desktop permettendo di leggere file grandissimi. 15.200 records in un database, 15.200 linee di word processor e quant'altro. Prima di incominciare, la Benworks praticamente poteva essere acquistata in versione 256K o 512 oppure direttamente nella versione Super Big da 3 MB. Potenziamento di Apple Works, perché chiaramente questa era pensata proprio per l'installazione, c'era l'installazione automatica in Apple Works che andava a finire su questa, dentro questa scheda, quindi poi ci si accedeva a velocità spaziali senza stare a inserire più il dischetto. Va bene, nuove caratteristiche, si poteva fare RAM Drive e quant'altro. Vediamo un po' altre informazioni. L'utilizzo di RAM Works, come si inizia, come si attivava. Ecco, per utilizzare bisognava accedere a Apple Soft Basic e poi praticamente dare il comando PR-3, dove c'era ficcata praticamente la cosa, lo slot PR-3 andava sia in PR-3 che sul connettore AUX. Va bene,
display features, altre informazioni. Vabbè, queste sono le stesse cose come funzionavano tutte le caratteristiche di Apple Soft Basic, quindi niente di particolare. C'era possibile installarci un RAM drive, questo per velocizzare, dato che ci aveva 3 mega di RAM. I dischetti erano grandi di praticamente circa 135k, qualcosa del genere, quindi voglia fare RAM drive, ce n'era quante ne voleva. E poi va bene, varie dimensioni a seconda di quanti settori si voleva fare. E vabbè, RAM drive, fare delle copie, parametri del RAM drive, 80 colonne, chiaramente poi questa era comprensiva dell'80 colonne, quindi già automaticamente lavorava come fosse una normale scheda 80 colonne. Attenzione che tutta questa memoria, il 6502, non la indirizzava linearmente, perché il 6502 non indirizzava più di 64k, quindi con una scheda di espansione a 3 mega tutto quella memoria in più sopra i 64k veniva gestita con un tecnico di bank switching. Va bene, informazioni di RAM drive, ProDOS, ProDrive, niente, davano più potenza al ProDOS, che c'erano comandi aggiuntivi in più con il POC, che era possibile, diciamo, dare per comandare direttamente la scheda, usare le partizioni, un batch di autocopy da mettere in RAM drive, Apple Writer Patch, qui c'è una piccola patch da mettere per il software Apple Writer, run once la configurazione della memoria, va bene, come inserire, questi erano i banchi di memoria da mettere, A, B, C, D da mettere qui, se uno comprava già bella farcita si ritrovava una mega espansione gigantesca da 3 mega, che era una cosa esorbitante, il sogno proibito penso di tutti gli utenti di Apple II era averci una RAM Works 3. Ok, niente di particolare, qui era possibile poi aggiungere altra roba, cioè che c'era uno slot aggiuntivo sopra i 3 mega, ci si scalava un'altra scheda, ci si appicciava un'altra scheda, e quindi 3 più 2 si andava a 5 mega, perché praticamente la seconda scheda andava a cavalluccio della prima attaccandosi a questo slot che era sopra la espansione, una cosa potentissima. Gli utenti dell'Amiga queste cose se le sognavano la notte, invece queste robe vi erano per Apple II, tutta questa memoria vi praticamente gli Amiga li hanno sempre annusata, perché più di un mega non andavano, e quell'altro erano tutte esterne, ma comunque a meno che non ci avessero avuto un Amiga 2000, diciamo gli Amiga 500 e gli Amiga 1000 erano tutti chiusi e di memoria erano sempre annusata poina. Va bene, piccola accortellata nei polmoni degli utenti Commodore Amiga, scusate, ma è una cosa che andava fatta, perché queste espansioni di memoria della Apple Engine per Apple II erano veramente potentissime. Va bene, passiamo oltre a vedere quell'altra scheda. E ora andiamo a parlare di un paio di schede interamente dedicate a Apple IIgs, scheda di espansione AEGS RAM e scheda di espansione GS RAM Plus. Erano schede di espansione solo per Apple IIgs AES. La scheda di espansione Apple Engine GS RAM permetteva di raggiungere 1.5 MB di RAM al proprio Apple IIgs, mentre l'altra scheda, la AEGS RAM Plus, aggiungeva addirittura 6 MB di RAM all'Apple IIgs. Andiamo a vedere il bel manuale per le due schede per Apple IIgs. Eccoci qui il manuale GS RAM dell'espansione GS RAM e GS RAM Plus dell'Apple Engine, sono circa una sessantina di pagine, faremo presto, andiamo a vedere che cosa c'è in questo manuale comune a due espansioni. Allora, introduzione, prefazione, come iniziare, GS RAM come utilizzo del RAM disk, GS RAM cache, espansione per GS e un'altra memoria. Ok, vediamo un po' circa questo manuale, prefazione, getting started, ok, spengere il computer, aprire il cofano, toccare praticamente la massa, rimuovere le espansioni con un guanto antistatico, andava messo qui nel connettore AUX, e poi posizionare, diciamo, l'espansione, inserire lo slot e punto, installazione già fatta, non è che fosse poi anche sul 2 era, ossia niente di più e niente di meno.
anche se alcune espansioni, magari quelle dei dischi, dovevano essere un po' più compilate, oppure come quelle delle espansioni della seriale che devono essere settate deep switch. Comunque vabbè, come utilizzare in un RAM disk su GS, eccoci qua, indirizzi da utilizzare per RAM drive, utilizzare GS RAM disk. Poi chiaramente questa poteva essere chiaramente accoppiata con un'altra scheda con cui si poteva far funzionare meglio CPM eventualmente. GS RAM cache, ecco, si poteva gestire anche dal pannello di controllo, quello diciamo in versione GSOS, quindi chiaramente più evoluta questa scheda, che indubbiamente era ottimizzata per il GSOS. Questa era solo per Apple 2 GS e non per Apple 2. Va bene, Apple Works, modifiche e istruzioni, questo però diciamo era già per un Apple Works, quello in formato a quello che era interfaccia testuale, grafica testuale, non quello grafico, ma penso che funzionava sicuramente anche con quell'altro. GS RAM, ci si poteva mettere tutti i chip che si volevano, tutti erano questi compatibili, Hitachi, Mitsubishi, Fujitsu, Oki, Intel, Samsung, Micron, Toshiba, quindi di conseguenza uno si comprava la scheda con 256k, poi successivamente si comprava questi chip, ce li inseriva e tracchete, arrivava praticamente a un mega e mezzo oppure anche a 6 mega, e questo era un modo per far durare a lungo la macchina. Eccoli lì, 6 mega di RAM, tanta roba. Io sul Macintosh Color Classic di serie ce n'avevo 4 e poi lo portai a 8, quindi rendetevi conto voi quanto poteva essere longeva la vita di un Apple 2 GS. Ok, andiamo a vedere la prossima. Eccoci qui, andiamo a parlare invece dell'ultima scheda di espansione dell'Apple Engineering con il suo relativo manuale, la RAM Factor. Questa era per Apple 2 Plus, Apple 2 e Apple 2 GS e permetteva di espandere la memoria della macchina fino a 1 mega, oppure successivamente si poteva aggiungere una seconda scheda in modo scalare, quindi a cavalluccio sopra quella che si era già inserito, aggiungendoci altri 4 mega, andando così a un totale di 5 mega. Comunque questa era una scheda praticamente per Apple 2 Plus, Apple 2 e Apple 2 GS da 1 mega. Andiamo a vedere il suo bel manuale. E siamo arrivati all'ultimo manuale dell'Apple Engineering sullo spesso speciale sulle schede di espansione della memoria. Questa è la RAM Factor. Andiamo a vedere cosa c'era nel manuale. Prefazione, prima iniziale, Getting Started, Apple Works, l'espansione per Apple Works si potenziava, Apple Works per Apple 2 Plus, perché questa scheda era anche per Apple 2 Plus, oltre che Apple 2 e Apple 2 GS. Come mettere diciamo la scheda di espansione RAM Factor? RAM Factor e diciamo il suo eventuale partizionamento, tecniche di riferimento, batterie di backup, opzioni, test della memoria, copiare, Apple Engine, supporto tecnico e altre cose. Ok, andiamo a vedere rapidamente il testo, come iniziare, che cos'è un RAM disk, l'installazione del praticamente come farla. Questa poteva essere messa diciamo nell'Apple 2 GS, nell'Apple 2 oppure anche in un compatibile o anche nel come un Franklin, ovviamente anche nell'Apple 2 Plus. Andava la scheda dentro praticamente uno dei 7 slot che praticamente erano dati la macchina. Non era ovviamente questa una scheda pensata per Apple 2C, che era architettura chiusa. Ok, andiamo avanti. Cosa c'era? Da notare che è piuttosto scarno questo manualetto senza disegni, quindi non c'era molto da dire. Cosa c'era da dire? Qui espandeva in modo esponenziale praticamente le capacità di Apple Works 2.0, e quindi niente da dire. Questa era proprio un'espansione da ufficio che potenziava la macchina. Ecco, spuntava, c'era qui la versione di Apple Works che spuntava via all'interno, niente di particolare, e quando si processava il livello a interfaccia grafica ma testuale, quindi niente a che vedere con quello che c'era per poi successivamente l'Apple Works 3 per il GSOS. Eccoci qua, il menuino a interfaccia testuale ma grafica all'interfaccia testuale. Ok,
grandissimo integrato Apple Works, come diciamo osservare sul disco, aggiungere più dischi virtuali sulla scrivania, Apple Works per Apple 2 Plus. Apple 2 Plus era un pochino più, diciamo, meno adatto rispetto a Apple 2, ad esempio non c'aveva le maiuscole o le minuscole, quindi la scheda 80 colonne si funzionava, però diciamo non andava rimossa dalla scheda dalla AUX, va bene. Cosa comunque ulteriori opzioni eventualmente da poter utilizzare sull'Apple 2 Plus, quindi c'era da tenere presente alcune cose, ma comunque non c'erano niente di particolare. Poteva funzionare con il ProDOS, ovviamente come RAM disk, come fare un RAM disk, i comandi batch, vari, un RAM disk anche sotto DOS 3.3.3, e quindi si sfruttava al massimo un mega. Poteva funzionare benissimo anche con un Pascal, quindi averci un mega ci sciacquava poi con il Pascal se non ci avesse avuto un mega. Era possibile partizionare la memoria, qui c'erano le varie partizioni che si potevano fare, vabbè, come ci si metteva l'Apple Watch, il disco, e se ci si accedeva a velocità ultrasoniche, perché chiaramente stava tutto il RAM, quindi usate un dischetto da circa 140k, quindi in un mega voglia ficcarci roba, va bene. ProDOS, io qui corro veloce perché tanto ormai, se volete il link per scaricare ovviamente questi manuali li trovate in descrizione. C'erano i test chiaramente sulla memoria da fare eventualmente, e poi niente, 55 pagine di un bel manuale. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.